Assessore, Milano fa parte di questa lunghissima pedalata, è una tappa importante perché è una città che negli ultimi anni ha sviluppato molto il ciclismo con le piste ciclabili, il bike sharing, quindi ha fatto molto per gli amanti delle due ruote. Sì, la città sta cambiando, bisogna fare sempre di più perché il numero dei ciclisti anche negli ultimi due anni è aumentato di circa il 20%, segno che c'è voglia di muoversi in bici. Poi Milano è una città pianeggiante con un clima mite, quindi ideale per andare in bicicletta. Bisogna continuare con determinazione a fare infrastrutture, stanno cambiando tutte le grandi città e poi è bello questo viaggio perché promuove il cicloturismo. In Europa i numeri sono altissimi, stanno iniziando a salire anche in Italia, ci sono progetti seri e interessanti, il governo ha finanziato questa ciclovia lungo il Po da Venezia a Torino che può essere davvero quello che è stato la ciclovia del Danubio per l'Austria e l'Ungheria. Bisogna crederci, bisogna promuovere perché non è solamente uno stile di vita sano, ma può essere un modello di sviluppo per il turismo, specie nei piccoli borghi e nei piccoli comuni di cui l'Italia è ricca. Parlando prima con l'altro assessore del turismo, ci siamo fatti due risate pensando a una delle candidate che nel programma è abolire le piste ciclabili, che la trovo una roba sia ridicola che imbarazzante. Sì, le città vanno decisamente da un'altra parte. Da un lato bisogna sapere che in una fase di trasformazione i ciclisti non sono simpatici a tutti e quindi è importante che anche chi va sulle due ruote rispetti le regole, rispetti soprattutto i pedoni. Dall'altra però la strada delle città è quella della sostenibilità, è quella del fatto che la gran parte degli spostamenti si possono fare col trasporto pubblico in bici o a piedi e il compito nostro è renderlo sempre più facile, sempre più possibile. Bisogna fare di più e meglio, correggere eventuali errori che sicuramente ci sono in una fase di trasformazione, pensare di dire toglierli è veramente una roba, diciamo, antistorica. Anche perché il Giro d'Italia, che è partito dall'Olanda, ha avuto un abbraccio di pubblico eccezionale, perché là le due ruote fanno parte integrante della vita quotidiana, dove non solo ci sono le bici ma ci sono anche le vie d'acqua, e Milano le sta riscoprendo, cioè sono sempre questi navigli che sono lì appesi. Sarebbe bello avere questo tema della riapertura dei navigli, e ci affascina molto. L'Olanda ha iniziato a cambiare a metà degli anni 70 e oggi se ne vedono i benefici. Noi di fatto abbiamo iniziato un cambio di tendenza 5 anni fa e si vedono i primi segnali. Quello che ci insegna l'Olanda, la Danimarca, è che però poi le cose strada facendo cambiano, quindi bisogna crederci, avere determinazione, e vedendo anche esempi come quelli si può pensare che magari non servono più 40 anni, ma con 10 anni di investimenti di infrastrutture e culturali, perché il cambiamento nella mobilità è anche molto culturale, si possono ottenere dei grandi risultati.